Hai trovato lì, Max? Adatte radio Delta 8577, pronto il decollo, Marelli quota 500-750, vediamo i cumuli. Quando vuoi, Fausto. Fate l'Eco India 21 decolla 500. Distruzione Eco India. Date Delta 8577 per la tabella, lo sgancio 500. Ricevuto 500. Torno anch'io, Alberto. Adesso qui è molto meglio, ho fatto 1000 e ci riprovo. Sei su questa, Teo? Max, sei su questa? Nord. E prima della conca c'è una bella salitina 0607. Salisce era di 45. Cavolo, la di meglio, sta di meglio, vabbè. Thank you.
Ago, sei in volo? Sì, affermativo, ma sono a 620 la salita. Montolfo era buona, prima. Non stare troppo dove c'è troppa ombra. Sì, cazzo. Da Fabrizio. Dimmi. Come va? Sto cercando di far posto. Information Kilo Rode News 26 Net Report Locano 0950 Wind 260 degrees 5 knots Visibility 10 km or more Cloud view 8000 feet Temperature to 0 Dew point 11 KH 1010 Nosic Center grass runway closed Grass cutting in progress Caution Glider activity in sector Lima Golf up to 2500 feet. Parachute activity. After Delta active. For standard port taxi, contact tower on 134 decimal 825 Locarno. Information Kilo. Stefano, l'aggancio ai denti della vecchia è buono, devi stare nella parte sopravvento. Ok, grazie. Credo che farò un salto verso sul San Bernardino e dopo vado giù verso il Montarone, quei posti lì. Ok? Il binario è molto bello, eh? Grazie, ci sto arrivando. Di qua del Lago Maggiore verso il Tamaro, tu sei molto più alto, allora 200 all'ora vieni avanti, così mi raggiungi. Ricevuto, parto. Marco da Michele sulla Gialla. Bene Michele, ho lasciato adesso i denti della vecchia per il Tamaro, 2007. Passo a nord CTR. Guardi, banca 1008 sopra verso 9, dalla cima più alta, dove c'è una rupe con la sabbia bianca. Comunque Ago, prenditi la tua quota di sicurezza, perché se non aggancia i denti l'unica alternativa è Lugano. Tieni presente che ci sono 15 km all'ora di vento da nord-ovest lì. Aspetta, che rientro è buono, no? Ma non per il rientro a casa, perché se sei basso poi come fai?
Michele, dopo il Tamaro dove stai andando? Ho lasciato 10 secondi fa direzione Limidario. Che cosa hai fatto al Tamaro? 2.7 ho lasciato. Agliante Limidario, sei in frequenza? Marco Galassi da Max. Avanti Max. Dove sei? Sì, sono arrivato vicino ad Airolo, ma di più non si può andare. Sto tornando indietro, ma ho l'impressione che la valle mina si muove in più parti. Sono ancora deciso. Adesso sto attraversando la valle del sud. Proviamo a fare entrare in Valdaon, ma è un po' bassino per la fonte, poi ti diciamo. Sì. Inizio, vado al cumulo ovest di Santa Maria. Sono da Fiori. Antonio, bella posizione. Sono a sud di Domodossola 2008. Guarda, non so dirti niente perché anche noi stiamo andando a tentativi, proviamo ad andare in pianura, cioè in pedemontana verso ovest. Avanti Oscar Golf. Sei? Sono a sud di Domodossola, DOC a 2009. OK. Max, ho messo come pilone Europa adesso. Allora, io devo per forza stare a nord di Europa e sono ancora di fianco a Rosa, ma perché c'è una colonna d'acqua abbastanza importante che scende. E passiamo a nord, se non riusciamo a entrare in Val d'Aosta da qua, dobbiamo fare proprio diretti a sud, a sud-est e riuscire sul pianura. Ok. Basso il plafond, cioè fino a Masera, anche fino al Sempione arrivi tranquillamente. Il Valdese che sembra dentro, ma mi sa che non c'è proprio la quota per scavalcare dentro. Un po' più basso.
ma ti stavo dicendo. Io mi dirigo sempre verso Europa in pianura a sto punto, cioè in piedemontana. Dovremmo ribeccarci. Siamo in tardi tanto verso il Rosa, adesso facciamo fatica a uscire. Comunque appena riusciamo a uscire da lì. Ago, tutto bene? Agostinini, tutto ok? Ago, sei su questa? Non ci posso andare perché piove. È vero. Ah, non mi piace, cara. 1,6 m anche, 1,4 m. Thank you.
salita sul decollo dei para. È tutta buona, Alberto, su ogni cimettina è buona. E quanto la fai? Rimane 1800-1900, no dai, non è neanche così male la quota. La pende montana oltre 50 euro, ora finalmente mi sto tirando su. Io sono su Bonettone a 1150 euro. Sale, sono io, te. Vedi, se eventualmente non aggancio, consiglio cazzo. No, avevo escluso questa possibilità. Sono appoggiato, Albi. 63, 63. Ok. Allora, io sono nell'imbocco della Val d'Aosta, sono a 4-3 e cazzo la Val d'Aosta, devi vederla, è pazzesca. Ago, se arrivi là sopra cima è impossibile non agganciare con quelle basi lì. Ma che sto planando un po' male. Da dove a dove? Stavaro. No, scusa, dai denti della vecchia. E allora ritorna a far quota ai denti della vecchia. Come sono qua? Comunque Max, se non trovi al Tamaro, lo percorri verso sud, la parte sud è Lema, eventualmente c'è Lugano, se no se riesci a tirarti su, calcinate. Ciao Luca da Marco Marelli, so che sono verso Torino. C'era Luca che l'ha cercato. Ago quota? 32H. Rispetto all'antenna del Tamaro dove sei? Sud. Ok, se non trovi di salire sulla cresta vieni sempre più a sud
e poi bene o male dovresti trovare qualcosa. Io sono al nudo in salita 1900 e mi fiondo lì. Guarda, io un po' distorto dal vento. Stai nel lato nord allora, il vento arriva da nord-ovest, almeno arrivava da nord-ovest prima. Dei cumuli alti che ci sono a Macugnaga, comunque un po' più a sinistra. Io mi tengo un po' a nord. Noi siamo andati dentro a vedere la parete est. I cumuli di Macugnaga sono 3-3. Grazie Ori, ciao. Ciao. Trump cosa dice? Aggressivo! Grande! Ho fatto un volo d'astronave! AX 169 da Tirano Nord. 174, possibile? Possibile, io 169 ho spento il GPS, se no. Ah, ok, 169, ho capito, 179. Attraversato Alberto? Negativo. Cosa vuol dire? Mi sto fermando a salire. Allora hai fatto quello che ho fatto io, va bene. Dai Alberto, sei uscito? Sì, devo puntare a Macugnaga. Sì, adesso sono più tranquillo a sentirti di qua. Sì, si va per cumuli belli, ultima Masera. Più che altro la linea che porta dentro poi verso Masera Sud, quella che abbiamo fatto venire qua. Non ci ho capito niente, guardavo te. Adesso mi sa che te la ricordi e tornare. No, ma è bella, vai tranquillo. È Luca che dentro è un 3 metri e mezzo, non lo dice. Ti ho detto che l'ho presa bella prima. Ah, ma non lo dice? Arrivo. Per informazioni, Antonio, a nord di Ascone, 2-3 metri. Grazie Antonio.
cambio un attimo frequenza, Max. La Valtellina sembra bella, eh? Sì. Ciao. Sentito l'angelo che ci sta andando. Che c'è che l'angelo si sta andando? Oh. Lascio Max. Ok. Quel cumulo splendido a est che fa ombra sui crinali che guarda a fondo Toce. Questo sotto lascio, vengo anch'io. Devo rosicchiarti. Certo, lasciamo adesso la valle, attraversiamo sopra Toce. Io sto arrivando a Macugnaga. Bene, quota? 3.000. È messo benissimo. Le Alpi è stato un bel giro in Val d'Aosta oggi, no? Sì, non c'ero mai stato. Che Max ha fatto entrare quota Tafano e non era facile, altri... Giorgio da Marco. Marchino. Ascolta, siamo un po' sparsi in giro e ci stiamo preoccupando per le condizioni lì, com'è? Sì, pian pianino sta addensando, c'è un nucleo che sta arrivando dalla Bergamasca e si avvicina. Non è una cosa velocissima, però attualmente il plafono è 1.400 qua al Bolettone. Ditemi dove siete e secondo me con qualsiasi cartellino. Ok, ti ringrazio. Allora, c'è il Max, è in Valtellina. Il Doc è in rientro, e l'Agostinini è a Limidario e io sono a Bellinzona più o meno. Ok, comunque il plafono è leggermente più basso, appena dopo il Bolettone, come stamattina, e qua tutta la notte. Ok, no, le alternative sono o continuare il volo verso la Valtellina o rientrare subito, dimmi tu. Beh, allora io da qui dal Bolettone vedo tra l'altro la Valtellina che ha delle nubi basse, per cui non so quanto ti convenga andare avanti. Comunque quando sei già qui verso il tremezzo puoi valutare. No, più che altro è sapere se sta per arrivare il temporale lì, ecco. Beh, come ti ho detto, la cellula stiamo monitorizzando, adesso poi mi diranno da terra cosa vedo su radar. Ok, noi siamo o qui o sulla gialla. Ok, chiamate ogni tanto che venite. Chiamate poi rientro. Ok, io sono al Garzirola, sto già rientrando. Fermare, non in ombra. Stefano da Marco? Devi approvare per forza, perché se no io mi sto scendendo meno 2 meno 3 con Stefano da Marco?
Merli, ti ascolto. Ok, io vado avanti un po' fino a San Primo, per vedere come hanno messo la libera. Bella lì. Alzate l'altro posto dal parcheggio, rulla e va al rifornimento. Ecco India, correzione. Attenzione qui. Alzate, Delta 4620, rientra in frequenza. Ciao caro. Siamo a San Primo, Max, se vuoi. Sì, sto arrivando. Era un po' meglio indietro, ma di qua. Ok, ti seguo. Numero 1 a 4620, questo caso. 4620 da Max, ecco, mi chiede entrando in base. Sei in vista. Alla tua sinistra, Giorgio. Okay. Mi avvicino, Se vai dritto, Giorgio, ti faccio un paio di foto. Ok. Se voglio anch'io, Marco, le foto. Ok, vengo verso di te, Simone. Dove sei? Sto fermando adesso, ma le decollo subito. Ok, per cui mi affianco a te dopo quando vai per lo sgancio cavo.
Ma stiamo facendo la linea stretta delle nubi che vanno verso Bolettone, verso prima. Va bene, sono appena girato su Bolettone a terra ora. La linea che ho premiato con il decollo, con la persona che mi conosce bene. Ricevuto in decollo. Anche. Dove sei tu? Sono sopra il Bolettone, rientro. Ok, qui abbiamo sentito qualche tuono. Bene, bene, mi avvicino, tanto guarda ne ho. Riccardo? Sono Alfa, leggermente a nord del Moncorfano, 900 metri. Va bene, vieni sulla verticale di prenotazione. Sì, prenotazione. Riccardo, vieni sulla verticale di prenotazione. Ricevuto, esegui immediatamente su Alfa. Ok. Hai tiratori aperti, Diego? Sì, volontario! Alzate, Oscar Golf ha i tiratori aperti. Il messaggio era per India Golf al suolo. Oscar Golf, benvenuto. Martino, sei sempre andando dritto, Diego? Sempre dritto, sono quasi verticale Bollettone. Sto arrivando, ho attaccato più alla nube, senza dentro metà fuori. Non ho capito, si perde in griglia o no? Negativo, sgancia il cavo, sta grandinando, vai verso l'hangar, prosecco. Alzate da whisky kilo. Alzate da whisky kilo. Whisky kilo avanti. Mi dai qualche notizia? Ho sentito che grandina. Sì, affermativo, stanno avendo giù qualche chicco di grandine, niente di preoccupante, ci siamo fermati un momento, poi riprendiamo. Io posso restare qui, sono tranquilla? Sì, direi di sì, Mario Luiz, nessun problema. Dove sei, Mario Luiz, l'Antonio? Sono qui davanti al Bollettone a 1000 eco. Marchino, io proseguo fino verso la strada, il faro di Brunate, sotto il comune di Lanzo. Sì, sto andando anch'io verso Brunate, aspetto di capire cosa fare. Sì, preferisco tenermi verso il sole, così almeno se devo star su, che grandi là, aspetto il sole. Idem. Ok, io sono sullo stadio adesso di Como. Ok, vengo lì. Ah, sei in vista, base cumulo. Riccardo D'Andrea. Sono qua, ho preso un pochettino d'acqua, venire sulla sua prenotazione, sto andando leggermente a sud verso casa. Va bene, torna sulla prenotazione, apri i rotori e vieni a casa. Devi atterrare adesso. Ah, non vedi questo? 7091 sulla verticale, dal partito quota sono 1000 metri. Ricevuto. Dove sei? Stai perfettamente al sole e qui noi siamo sotto una leggera piovigine. Ok, quindi la collina è al sole, la collina a sud dell'aeroporto, mentre piove sopra l'aeroporto. Adesso ha anche smesso di piovere. Bene. Sì. Molto bene, adesso in poi puoi toccare dove vuoi. Bravo. Entrare e vai verso l'hangar.
Forza, esci dall'altra parte, su col piede, via. Verso l'hangar. Bravo Riccardo. Marilu. Avanti Andrea. Fossi in te verrei a terra. Sì, infatti ora apro i diruttori e atterro. Ok, non c'è nessun problema per ora, il vento non è forte, non piove, però è inutile aspettare che arrivi quella. C'è un'altra cella che sta arrivando. Al momento nessun problema. Volevo passare lì. Ciao. Grazie Marilu. Alla tua destra adesso Giorgio. Ok. Puoi anche andare meno veloce se vuoi, eh. Sto scaricando, interrogativo? Affermativo. È stato bloccato, è stato 1.4 in prenotazione. Corretto. Ricordati le velocità di avvicinamento di finale. Vento attuale? Un nodo, due nodi massimo da est. Secondo te è meglio che atterro verso l'uno, Andrea, con questo? No, direi che è meglio atterrare verso nord al momento, perché la testata sud è completamente al sole. Ma sono allineato con la testata qui, se ti scende a 100 km. Ok, ma stai arrivando da sud o da nord? Ok, ok, procedi allora, adesso c'è il MAC lasciato e in sottovento avanzato. Io sono ancora. Ottimo. A sud si vede praticamente Cavo Key. Okay, guardi. Aspetta, 204 in base. Sei in vista, Giorgio, vedo anche te là in alto, sì. Sono anch'io, andrei in discesa. Ottimo, ottimo. Se accelerate la discesa va bene. Non c'è da niente, nessuna fretta, nessun pericolo, però l'acqua arriva, quindi poi arriva. Sì, in effetti da qua si vede bene la zona, è circoscritta, nessun problema. Infatti, infatti. Comunque le macchine di legno e tela o di ferro e tela sono tutte in hangar. Ottimo, in questo momento è anche l'ammanicamento fermo, quindi non bava da est. Date il Delta 8577 in discesa sulla prenotazione, richiamerà lasciando. Bene Martino. Campo è completamente libero dalla foschia della pioggia. Confermo. È una situazione bellissima perché sentiamo il rumore della pioggia sui tetti delle case a est, direttamente a est del campo, e qui sulla pista non piove.
Speriamo di non sentire il rumore della pioggia sulle ali. No, dai, sono impiegate troppo a venire giù, non c'è problema. Questo affare qui sarà inseguito dalle ascendenze. Certo, dai, magari apri se vuoi. Sì, sta arrivando solo per le persone. Ah, pensavo facessi un diretto. No, dai, ho tutta la porta che vuole. Alzate, il Delta 8577 lascia e entra in sottovento per la 03. Ok Marco, il numero 1 all'atterraggio, un nodo o due massimo da est. Ricevuto, il carrello è stato bloccato. Bene. Chi è che si chiama il Sante? Affermativo Leo, sta piovendo a est della pista, sulla pista ha fatto un po' di grandine anche. Comunque siamo in procedura sopra la pista, sotto il nuvolone nero. Vedi sì. Giorgio, accelera, va, accelera. Vengo giù. Sì, direi tutto aperto e vieni giù, perché adesso sta arrivando. Non piove ancora, ma sta arrivando. Finale 03, Delta 8577. In vista, numero 1 all'atterraggio, 4 nodi est. Thank you.